ci prepariamo alla guerra senza cercare la guerra. Con questa affermazione il Ministero della Difesa di Taiwan ha risposto alla più grande esercitazione militare cinese attorno all'isola di Taiwan, che ha innalzato ulteriormente il livello di tensione dopo la contestata visita della speaker della Camera dei Deputati USA Nancy Pelosi, definita un'azione maniacale, irresponsabile e altamente irrazionale dal ministro degli esteri cinese Wang Yi. La Cina ha compiuto il massimo sforzo diplomatico per evitare la crisi, ma non permetterà mai che i suoi interessi fondamentali vengano danneggiati, ha spiegato il capo della diplomazia di Pechino. Pechino ha spiegato che durante le esercitazioni che interessano 7 grandi aree intorno a Taiwan saranno sparati proiettili veri. Le 7 zone, che in pratica circondano l'isola di Taiwan, in alcuni punti addirittura si sovrappongono alle acque territoriali taiwanesi e si trovano di fronte e molto vicini a porti chiave. Per questo le autorità taiwanesi hanno accusato la Cina di aver condotto un blocco navale con la scusa dell'esercitazione. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha affermato: «Non cerchiamo alcuna escalation, ma non ci fermiamo quando si tratta della nostra sicurezza e sovranità». Poco prima dell'inizio delle esercitazioni, il Dipartimento della Difesa di Taiwan invece ha rilasciato una dichiarazione accusando il governo cinese di comportamento irrazionale.